Trovate voi tutti ad una nuova puntata di Insieme Oltre 2000. Come avete visto dal video, infatti, protagonista di questa trasmissione sarà oggi il coro, il gruppo Voci dai Cortivi. E quest'oggi sono venuti a trovarci due rappresentanti di questa formazione canora. Saluto e ringrazio la presidente Lorena De Zaiacomo, ben trovata presidente. Grazie, grazie a voi. Accompagnata dal fisarmonicista Lorenzo Dallarosa, ben trovato Lorenzo. Grazie, grazie mille. Protagonista dicevamo il mondo del volontariato perché voi siete una realtà di volontariato che da tanti opere, da tanti anni eh, presidente opera sul territorio bellunese. Cominciamo infatti a raccontare un pochino come nasce eh, il gruppo Voci dai cortivi. Sì, in realtà noi eh, è da oltre 20 anni, 22 anni per l'esattezza, che eh, siamo insieme come gruppo e eh, praticamente è proprio un volontariato, cerchiamo con la passione del canto, della passione della musica, cerchiamo comunque di... Eh, andare verso gli altri e eh, rendere, dare un po' di gioia anche agli altri con, con le nostre canzoni, con, eh, con la nostra musica. E in realtà è quello che abbiamo iniziato a fare fin eh, nel 2000, questo, imparando proprio dalle persone anziane, cioè registrando dalle persone anziane dei paesi delle frazioni di, di Bolzano, Bellunese e Tisoi, i canti che loro si ricordavano della loro giovinezza. E dopo il nostro maestro li ha armonizzati per gruppo e eh, siamo sempre andati avanti così. Dopo, chiaramente, col passare del tempo abbiamo un po' allargato tutta, tutto il repertorio, fatto, siamo scesi nel popolare a livello nazionale, internazionale. Dopo, il nostro maestro, che è molto in gamba, ha inserito anche dei brani di musica leggera che ha armonizzato sempre per le voci femminili. E, e Siamo andati avanti così e mh, per noi è, è una, una, una continua gioia nel senso che eh, la nostra soddisfazione eh, è andare a cantare in qualsiasi posto, può essere la casa di riposo, che può essere una festa mh, di qualsiasi genere, un, mh, un concerto al teatro Giovanni XXIII o, o al teatro comunale, cioè robe di diversa importanza, che però sono tutti di uguale importanza, e vedere che il pubblico eh, partecipa, che il pubblico è contento e esce da, dalla sala. Con gioia, perché Felice e arricchito da arricchito questa partecipazione. Da questa, sì. ecco, e, e noi siamo arricchiti più, di, più del pubblico. Ecco, Presidente, il video che abbiamo visto poc'anzi, a che cosa si riferiva per esempio? Ecco, il video che abbiamo appena visto si riferisce a, è proprio recentissimo a San Martino. La sera di San Martino noi abbiamo fatto al centro Giovanni XXIII una serata. Eh, inserita nel, eh, nelle manifestazioni del Benvenuto San Martino, che praticamente per noi è una tradizione, è diventata una tradizione perché già dal 2002-2003 abbiamo cominciato a fare eh, questo concerto, inserito appunto nell'ambito del San Martino, e, e abbiamo sempre continuato mh, negli anni. Abbiamo presentato dei cd. Io mi ricordo che il primo cd nostro l'abbiamo fatto nel 2003, era novembre 2003, inserito in, in queste manifestazioni e l'avevamo fatto al, uh, all'auditorium, che c'era la sala, uh, sì, allora c'era la sala all'auditorium, abbiamo cominciato... Pian piano con quello, però quello sicuramente è sì. un'occasione importante perché eh, ovviamente con il patrono sì. della sì. città di Belluno, insomma, sì. l'evento principe, diciamo esatto, così, della sì. nella città. Quindi, insomma, l'emozione la gioia di potersi sì. esprimere anche in un contesto di quel tipo e sicuramente molto accattivante. Eh, Lorena, sono anche i costumi, abbiamo visto eh, le immagini, ci, ci racconta un po' anche com'è organizzato il vostro costume. Ma eh, noi abbiamo cioè, siccome. Eh, ripeto, abbiamo iniziato imparando le canzoni dagli anziani. Abbiamo cercato di eh, eh, avere la, il costume eh, un po' mh, di, una volta, di una volta, diciamo tra virgolette, no? E di fatti gli scialli sono un po' caratteristici, eh, gli scarpetti che abbiamo sui piedi anche. E dopo si, mh, abbiamo voluto mettere mh, la traversa con quel colore un po' sgarzante proprio per rompere eh, quello che era il nero un po' forse anche un po' cupo della, de, delle gonne che abbiamo eccetera che utilizzavano forse cui, una volta quindi invece cui, balza all'occhio il colpo subito sì, di colore abbiamo però. esattamente colore perché abbiamo queste traverse di, di questo colore e dopo abbiamo gli scialli eh, diversi uno dall'altro eh, che dà, dà proprio colore e da gioia. Sì, ecco. eh. Dicevamo eh, Presidente, poi arriviamo a coinvolgere subito anche Lorenzo, un giovane ecco, che è entrato a far parte del vostro gruppo, però dicevamo una formazione prettamente femminile, voi siete un coro eh, femminile dove però poi ci sono i musicisti, gli sì. uomini, c'è cioè un insieme, giusto? Sì, sì, in effetti il nostro non è un coro, è proprio un gruppo, gruppo. che eh, siamo appunto voci femminili accompagnate però. Da, dalla musica dei nostri gentili ragazzi. Qui. Immancabili, sì. Immancabili, sì no, in effetti è vero, sì. E dicevamo quindi Lorenzo che è eh, fisarmonicista, un componente quindi del, del gruppo Voci dei Cortivi e tra l'altro eh, Lorenzo ti do del tu perché sei giovanissimo, ecco che cosa Grazie. ti ha spinto anche a entrare a far parte di questo sodalizio? Ma eh, guardi, allora il, è nata in maniera molto spontanea, nel senso che qualche anno fa abbiamo avuto una prima esperienza o, tramite un mio caro amico fisarmonicista alla quale poi io sono, tra virgolette, subentrato e devo dire che fin da subito mi ero trovato estremamente bene perché mi sembrava eh, un gruppo estremamente vivace, comunque solare, nonostante avessero una, diciamo, un qualche anno in più rispetto <ride> sì. a me, però mi è sempre affascinato, tra virgolette, imparare e entrare a far parte di realtà dove c'è sempre una sorta di esperienza che alla quale diciamo, posso attingere. E quindi poi da due anni a questa parte ufficialmente sono entrato nelle fila diciamo così, del gruppo e ovviamente cito anche i miei esimi colleghi che sono da ben più anni colonne portanti insomma, del gruppo, che sono eh, il compositore e arrangiatore diciamo, di varie musiche che è Edo Arnoldo, poi abbiamo alla chitarra Francesco Nogarè, alle percussioni Mauro De Barba. E io con la fisarmonica insieme anche a un mio collega caro amico è Federico Chiesura, e quindi ci divertiamo. Ecco così insomma, insieme. ecco sì. grazie a Simone che ci segue in regia. Stiamo vedendo infatti le immagini un po' che raffigurano questo insieme anche di musicisti, quindi abbiamo capito. Comunque, l'elemento trainante è la passione per la musica e per lo stare insieme, c'è un clima di amicizia, giusto Lorenzo? S sì, assolutamente a me sembra di aver trovato dei compagni di merende. Ci scambiamo <ride> battute. E... È un momento, diciamo anche così, alla settimana, ci troviamo a far prove, sempre ben atteso perché, comunque, eh, il clima è molto piacevole. Comunque, anche le tipologie di musiche che vengono proposte, a mio avviso, sono estremamente interessanti perché, sì, si va chiaramente su un repertorio tradizionale, come ben diceva Lorena prima, ma. Comunque, troviamo anche tipologie di brani molto, eh, diciamo, verso gli anni 50-60, che richiamano anche generi come il swing, o comunque eh, musica anche con qualche, eh, diciamo così, richiamo al jazz, sulla quale io insomma mi diverto volentieri. E quindi c'è anche possibilità di esprimere poi il proprio gusto. Il proprio talento. E... Ecco, infatti, volevo chiederti, Lorenzo, che cosa rappresenta per te la musica. È eh, una domanda molto bella, nel senso che la musica è sempre stata una grandissima passione per me, c'è poco da fare, la, la, ho avuto la fortuna, diciamo così, di, e l'onore di poter entrare in questo splendido mondo della musica fin da piccolo e mi ha sempre accompagnato, mi ha dato chiaramente grandi soddisfazioni, ma in particolar modo eh, per me rappresenta una non tre quarti, ma quasi della fetta della mia, insomma, vita, perché ha sempre caratterizzato poi tutto quello che, in sostanza, ruotava intorno alle varie attività quotidiane. La musica poi rientrava sempre ovunque e quindi anche adesso, tuttora, molte volte mi capita, insomma, nella classica anche ambiente comunque comune o sociale, si, si entra sempre come a ah, matite selfie germanicista no? e quindi fa sempre piacere anche questa cosa che insomma vuol dire che un po' si arriva un po' comunque mi piace anche che questa passione sia ben visibile agli certo, altri che venga quindi da, da riconoscere magari da, da coinvolgere anche altri giovani eh, come te è vero presidente le porte sono aperte giusto sì eh, io parlo maggiormente a livello voci eh, che ad... C'è stato il periodo del Covid, eh, ci sono state problematiche di diverso tipo e il gruppo adesso come voci è un po', eh, un po' ridotto, siamo 13 voci, per cui abbiamo dei pezzi che comunque sono, tante volte il nostro maestro appunto li armonizza per 3-4 voci, per cui cominciamo ad avere due elementi per voce, insomma se qualcuno non sta bene o cose del genere. Per cui io invitiamo <ride> sì, c'è qualche invito. telespettatore sì. o telespettatrice insomma, che, che volesse, che, che ha voglia, cimentarsi. che ha, che ha, passione, che ha eh, mi permetto di dire che comunque è il, far parte del gruppo è certamente una, una bella cosa, certamente una cosa vivace, una cosa che ci si diverte, però eh, sottolineo anche che è una cosa eh, che impegna. Eh, e va presa anche sul serio, cioè va presa sul serio, nel senso eh, che ci certo. sono le prove, eh, per cui bisogna partecipare alle prove, mh, perché solo lì impari le canzoni, perché il problema è imparare la canzone, ma nello stesso tempo eh, amalgamarsi con tutto il resto del gruppo, per cui solo le prove ti danno questa opportunità qua. Per cui partecipare alle prove e eh, ai concerti che eh, vengono fatti. Per rendere questo servizio al territorio. Un paio di, um, di domande ancora, perché vedo che il tempo scorre veloce. Lorena, eh, ci sono degli altri appuntamenti all'orizzonte imminenti? Sì, vero? Eh, abbiamo il 16 di dicembre, eh, venerdì 16 di dicembre, a, a Cavarzano, nella sala parrocchiale eh, di Cavarzano, c'è il, il gruppo. Mh, eh, lavoratori, emigranti lavoratori dell'Oltrado che ci hanno invitati per una loro, loro serata, una loro festa. Andiamo lì a cantare, facciamo un concerto. Lì, concerto natalizio, ovviamente, perché siamo Natale nel periodo giusto. Ecco. E dopo abbiamo in programma un concerto dell'Epifania che lo faremo. Eh, proprio il giorno dell'Epifania, nel pomeriggio, eh, nella chiesa di Santo Stefano, qua in Belluno. Ecco, quindi abbiamo capito che le occasioni per ascoltare questa formazione, questo gruppo, insomma, ci sono. L'invito è anche quello di andare a vedere poi eh, le pagine social, dove poter comunque rimanere sempre in contatto e avere così tanti altri spunti di, di riflessione sulle attività che vengono portate avanti. Io ringrazio ancora Lorena De Zaiacomo, presidente del gruppo Voci Grazie Dai Cortivi e Lorenzo Dalla Rosa, fisarmonicista. Grazie, grazie. davvero grazie, per essere stati qui con noi. Grazie mille. E a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.